era una persona speciale. Loro chiedevano aiuto. Lei accettò di seguirle. Nessuno poteva accettare una storia così. Mercoledì 7 giugno 2000, ore 6:30. Il sole si è appena svegliato sulle montagne di Chiavenna. 7500 anime tra Sondrio e la Svizzera. Una cittadina di provincia tranquilla, relativamente benestante, insomma. È un piccolo angolo di paradiso, se pensiamo che è in mezzo a una valle. Tra l'altro è una meta molto ambita dai turisti e anche per la villeggiatura, perché da lì partono anche sentieri per fare delle escursioni. Un pensionato sta passeggiando in via Poiatengo. È una strada di escursionisti, via Poiatengo, che porta dalla città a un grande parco. Ubicata alle porte, direi, della città di Chiavenna, e dalla quale poi parte un sentiero per arrivare alle Marmitte dei Giganti. Lungo il sentiero, il pensionato non ha ancora incontrato nessuno. Solo quando arriva in fondo alla strada, all'ingresso del parco, vede qualcuno, ma non riesce a riconoscerlo. È un corpo a terra, un corpo esile, minuto, rannicchiato su un fianco, crivellato di ferite. Era stata ritrovata in questa pozza di sangue, irriconoscibile, aveva il viso praticamente sfigurato. A chi appartiene quel cadavere straziato? In via Poiatengo arrivano gli inquirenti, la vittima viene identificata. Ma era buttata giù, sa, su un fianco, c'era del sangue sotto la testa, molto sangue, e basta. È una scoperta incredibile. Sotto quella coltre di sangue c'è una donna di 61 anni, molto nota in paese. Una donna che tutti stimano e amano profondamente, Maria Laura Mainetti, una suora. Si registra un misterioso omicidio in Val Chiavenna, in provincia di Sondrio. Una suora, la vittima, uccisa a coltellate in strada. In via Poiatengo sfila una lunga processione, le consorelle, la gente comune, il sindaco. Tutti si guardano sbarriti tra lacrime e domande. Perché proprio suor Maria Laura? Quando abbiamo saputo dalla polizia, perché i carabinieri sono venuti, guardavano i computer, tutto, allora abbiamo capito cos'era successo, abbiamo detto, ma chi può averla uccisa? Una persona che da ammirare. Era una donnettina che si può dire che dagli una sberla la buttavi là perché è proprio piccolina, pure con un bel carattere. Ha fatto per bene a tanta gente. Non si può morire così. Madre superiora dell'Istituto dell'Immacolata di Chiavenna, suor Maria Laura Mainetti aveva insegnato a generazioni di bambini e di ragazzi. La sua grande passione è proprio quella di educare i giovani, per cui lei lavora in un convitto presso la scuola alberghiera e quindi si occupa soprattutto di educare i giovani. Lei diceva, io voglio parlare ai giovani, voglio far capire loro che Dio li ama e che li ama come se fossero una cosa sola, una persone uniche, così come sono. Ma suor Maria Laura Mainetti amava tutti, gli anziani, gli ammalati, i poveri, gli emarginati. Tu devi fare della tua vita qualcosa di bello per gli altri. E lei diceva, io l'ho sentito come un imperativo, come una chiamata, che aveva in me una risonanza meravigliosa. Ancora giovanissima, entra nelle Figlie della Croce di Sant'Andrea, una congregazione di suore d'origine francese. Fondamentalmente sono delle donne che credono fermamente nella presenza della Trinità nella vita di ogni persona, una presenza che ama, che li aiuta per realizzarsi, per tendere a... li aiuta alla felicità. Suor Maria Laura sente che la sua vocazione sta nel donarsi completamente agli altri, senza risparmio. Io a volte dicevo sei esagerata, perché lei era una persona esile, piccola, ma aveva una giornata incredibile. Si alzava molto presto,
andava a letto molto tardi. Per i bisognosi, io ricordo questo fatto. Quando andavamo a messa alla vicina chiesa di Santa Maria, non si arrivava mai, era molto vicina, perché lei incontrava tante persone, sempre o perché erano malate o perché avevano bisogno economicamente o perché erano diversamente abili. Lei a tutte rivolgeva una parola, per cui non si arrivava mai in quella chiesa. Una religiosa illuminata, un'insegnante appassionata, una mano pietosa. Perché adesso questa morte orrenda? Gli inquirenti tentano di entrare nel mondo di Suor Mainetti. Suor Maria Laura Mainetti aiutava davvero chiunque. Lei era un'innamorata del Signore, ma strada facendo si è innamorata del Signore negli altri. Lei l'ha riconosciuto in tutti coloro che avevano bisogno, in tutti coloro che erano gli ultimi della società. Tra i suoi umili c'erano sbandati, gente ai margini, fuori controllo. Io mi ricordo che lei mi ha parlato di un ragazzo che aveva problemi di droga e lei, d'accordo con la mamma, si era occupata per aiutarlo a entrare in qualche comunità, per uscire dalla droga. Ne girano tanti di drogati in via Poiatengo, dove Suor Maria Laura è stata uccisa. Vanno lì soprattutto di sera, quando la stradina diventa buia e isolata. Quando ho visto il luogo stamattina, sono sicurissima che in quel luogo lei comunque, né da sola né accompagnata da una di noi, ci sarebbe andata da sera. Forse la sera del 6 giugno un tossicodipendente incontra la suora buona e le chiede dei soldi. Lei rifiuta, lui perde la testa e infierisce sul suo piccolo corpo fino a massacrarla. I primi risultati dell'autopsia dipingono un quadro agghiacciante. Ha ricevuto moltissime coltellate, suor Laura. Direi che la specifica di questo caso è che alcune coltellate erano dirette al volto e al collo, cosa che sta a indicare una rabbia personificata, una rabbia intensa. Di solito il volto, anche negli omicidi più efferati, è qualcosa di sacro, di rispettato, perché significa umanizzare. Coprire il volto significa appunto deumanizzare la vittima. L'assassino ha dato ben 19 coltellate, con una violenza inaudita, come mosso da un odio incontrollabile. L'odio di chi si vede rifiutare qualcosa. Un fatto analogo era successo più di un anno prima a Pontechiasso, un paese a un centinaio di chilometri da Chiavenna, sotto la stessa diocesi di Como. Il 20 gennaio del 1999 il sacerdote Don Renzo Beretta era stato accoltellato brutalmente da un marocchino senza permesso di soggiorno, movente un prestito mancato. Un uomo molto amato dalla sua gente, un prete che aveva aperto la sua casa, la sua parrocchia all'accoglienza. Don Renzo Beretta, 78 anni, è morto oggi pomeriggio, ucciso da una coltellata. Alla porta di Don Beretta bussa un giovane nordafricano, una trentina d'anni, chiede, pretende soldi. Don Renzo gli parla, gli dice di avere poco denaro e glielo dà, ma al giovane non basta. Una reazione improvvisa e violenta, una coltellata che raggiunge il sacerdote al petto. Prima l'omicidio di Don Renzo, ora quello di Suor Maria Laura. Qualcuno appunto l'ha accostato. Noi suore non l'abbiamo mai accostato perché noi eravamo sgomente, non riuscivamo a capire cosa poteva essere successo. Due religiosi uccisi sul campo, due soldati del bene sconfitti dal male. Eppure, nel caso di Suor Maria Laura, la pista del prestito mancato non sembra quella giusta. Non si può nemmeno parlare di una rapina. Suor Maria Laura non aveva con sé del denaro. Credo che non portasse neanche la borsetta. Andava con l'essenziale Gesù Cristo e Eucaristia. Gli inquirenti interrogano le persone più vicine a Suor Maria Laura, come le consorelle e il parroco di Chiavenna. E piano piano viene fuori una storia molto strana. La sera del 6 giugno, quella dell'omicidio, intorno alle 22, Suor Maria Laura esce dal convento. Non è abituata a uscire a quell'ora da sola. Se usciva la sera, usciva sempre insieme alle altre sorelle, e se usciva la sera, usciva per andare in parrocchia, o per pregare, o per qualche cerimonia, qualche corso di formazione, altrimenti alla sera in genere non usciva. Perché quella sera Suor Maria Laura esce dal convento e soprattutto chi deve incontrare da sola di notte nella strada più buia di Chiavenna. 6 giugno 2000. Chiavenna, in provincia di Sondrio, è un paese sotto shock.
C'è stato un omicidio, terribile, inspiegabile. Hanno massacrato a coltellate una suora, Maria Laura Mainetti. Secondo gli inquirenti, non può essere stato un drogato e nemmeno un ladro. La suora non portava denaro con sé. Ma gli investigatori scoprono che la sera del delitto, suor Mainetti ha fatto qualcosa che non faceva mai. La sera dell'omicidio, suor Maria Laura è uscita dal convento da sola dopo aver ricevuto una strana telefonata. Della sera del 6 giugno le consorelle raccontano di avere ricevuto una telefonata in istituto intorno alle 10:15, 10 di sera, di una ragazza che voleva incontrare suor Maria Laura. E aspettava quella telefonata e tutta la comunità l'aspettava, tanto che la telefonata l'ha ricevuta una suora e ha detto: suor Maria Laura, guardi, è quella ragazza. In effetti la ragazza, che dice di chiamarsi Erika, aveva già cercato di mettersi in contatto con suor Maria Laura Mainetti qualche giorno prima. 3 giorni prima, il 3 giugno, la medesima ragazzina aveva telefonato in istituto sempre in orario serale, chiedendo aiuto, in quanto sarebbe stata vittima di una violenza da cui ne era scaturita una gravidanza indesiderata. E a questo punto la suora si era attivata per trovare una soluzione alternativa. In realtà aveva comunicato a un'amica, che era la responsabile del Movimento per la Vita, che c'era questo problema, invitandola a passare per caso al momento dell'appuntamento, in modo che la suora avrebbe presentato la ragazza alla donna e magari in due avrebbero trovato una soluzione. Il primo appuntamento fra Erika e suor Maria Laura va a monte perché Erika, poiché la suora non è da sola, decide di andarsene. Suor Maria Laura aveva, si era rimproverata, come se fosse stata poco delicata, dice, l'ho messa in difficoltà perché l'ho presentata a un'altra persona. Tuttavia 3 giorni dopo, il 6 giugno, la ragazza richiama il convento e dà appuntamento alla suora quella sera stessa in piazza Castello. Stavolta suor Maria Laura decide di andare sola, non vuole fallire ancora. Prima di andare, suor Maria Laura contatta solo un'altra persona, don Ambrogio Balatti, il parroco di Chiavenna. Suor Laura chiede al parroco quella sera di fare una rapida ispezione, perché era sera tardi, quindi temeva di incontrare qualche malintenzionato. Il parroco era uscito in bicicletta per fare una rapida ispezione e al suo ritorno aveva tranquillizzato suor Laura, dicendo appunto che non c'erano problemi. Aveva soltanto intravisto una ragazza di spalle, che stava telefonando con un cellulare. È senz'altro lei, Erika, la ragazza che suor Maria Laura deve incontrare. La religiosa va tranquilla in piazza Castello. Sono le 22:15. A quell'ora suor Mainetti è ancora viva. Quindi la suora ha incontrato il suo assassino dopo l'appuntamento? Uno che con un coltello l'ha costretta a seguirlo in via Poiatengo? Una delle poche cose che si poteva desumere è che suor Laura avesse seguito volontariamente il suo aggressore o i suoi aggressori, perché comunque era finita a cadere sotto i colpi mortali in una zona molto, molto dimessa, molto lontana, molto isolata. Forse è stato un folle, un maniaco. Erika, la ragazza che aveva appuntamento con lei, che fine ha fatto? Sa qualcosa dell'omicidio? E se invece lo scenario fosse ancora più terribile? Se l'assassino di suor Maria Laura fosse la stessa ragazza che la suora voleva aiutare? Cercare questa ragazza in difficoltà era il primo scopo, il primo obiettivo degli investigatori. Di lei non si sa nulla, a parte che si chiama Erika e che è incinta. Le indagini si estendono a tutti gli ospedali di Sondrio e provincia per verificare se si è presentata qualche minorenne in stato interessante. Poi ci sono le testimonianze dell'amica della suora e del parroco Don Balatti. Loro, Erika, l'hanno vista, possono descriverla. Fornendo appunto le caratteristiche somatiche, viene realizzato dai carabinieri un identikit e viene decisa la pubblicazione sui quotidiani locali, proprio per vedere se ci siano reazioni. L'identikit disegna una ragazzina sui 17 anni, bruna, coi capelli ricci e corti, dal volto pafutello. La mossa sembra dare i suoi frutti. A Chiavenna si dice che abbiano arrestato una ragazza, una sbandata e con gravi problemi di tossicodipendenza. È lei, Erika? Ma l'ipotesi è caduta immediatamente perché questa persona aveva un alibi. Era proprio assente dal territorio di Chiavenna. Gli inquirenti non mollano e continuano a cercare. Ogni dettaglio può essere decisivo. La ragazzina vista in piazza da Don Balatti aveva un cellulare. È un particolare importante.
Analizzando il traffico telefonico, i carabinieri potrebbero risalire alla ragazza. L'indagine viene ribattezzata Raggio di Luce, in omaggio a Suor Maria Laura, ma anche per accendere una speranza nella gente di Chiavenna. La cittadina è rimasta sconvolta dall'omicidio Mainetti. Beh, è stato un po' un incubo collettivo, ecco. Chiavenna non è sicuramente, fortunatamente, abituata a una criminalità efferata, insomma. Quindi è stato veramente uno shock questo omicidio. Si era vista improvvisamente al centro della cronaca nera e Chiavenna, che è una bella cittadina che sembrava un'oasi di pace, si è trovata al centro di qualcosa di negativo. Il funerale di Suor Maria Laura diventa un momento difficilissimo. C'è un paese che soffre e piange un'amica molto amata. Ma c'è anche un paese terrorizzato che non sa più che cosa pensare. 19 colpi di coltello e ammazza una sorella senza motivo. Suor Maria Laura, nello scorrere di un anno e mezzo, sei la seconda credente con Don Renzo Peretta che il Signore rapisce a forza. Addio sorella Maria Laura. Era, io non so, non c'era, ma c'era tanta di quella gente, ma tanta, ma c'era un silenzio di tomba e si capiva che c'era un fondo paura, perché improvvisamente si sono trovati in un dramma. Le indagini si fanno sempre più serrate. Intercettazioni telefoniche, sopralluoghi, interrogatori a tappeto. C'è poi qualcosa che complica ancora di più questo misterioso delitto. Sulla scena del crimine, gli inquirenti hanno trovato un elemento inquietante. Poco distante, a una decina di metri, viene, dopo qualche giorno dall'omicidio, notata una scritta. Sembra che fosse "vi ammazziamo", una stella a 5 punte sovrastata da 3-6. Nell'Apocalisse di Giovanni i numeri 666 indicano la bestia che sale dal mare per distruggere l'umanità, l'anticristo. Segni della simbologia satanica. Cosa significa? Che dietro questa storia si nasconde il diavolo? Suor Maria Laura è stata uccisa perché era una suora? L'omicidio Mainetti, insomma, potrebbe essere un delitto satanico? In questo delitto sembra davvero entrare di tutto, perfino il soprannaturale. Ma è la scienza a dare un contributo decisivo. Gli inquirenti vogliono risalire a tutti i cellulari della zona da cui la notte dell'omicidio sono partite delle telefonate. Il lavoro è stato un lavoro incredibile perché su quella zona funzionavano più ripetitori telefonici, per cui gli investigatori hanno fatto passare tabulati e tabulati per isolare quelle utenze telefoniche che erano attive sotto la stessa cella. Una volta che hanno identificato, hanno cominciato a intercettare questi telefoni. Le intercettazioni telefoniche portano sulla strada giusta. Il 28 giugno 2000, dopo oltre 20 giorni di indagini, viene fermato qualcuno. Non è l'anticristo, non è un drogato e non è neppure la fantomatica Erika, la ragazza sbandata e incinta. L'assassino di Suor Maria Laura Mainetti è un mostro a tre teste, un cerbero in jeans e zainetto. Chiavenna ha gli occhi sbarrati. A uccidere Suor Mainetti sono state tre ragazzine, tre adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Si chiamano Ambra, Veronica e Milena. I giornali le ribattezzano in fretta baby killer, ma delle assassine spietate non hanno proprio nulla. Una delle ragazze me la ricordo come longilinea, gradevole di aspetto, gentile, educata. L'altra era più bassa, dal viso più paffuto, insomma un po' più rotondetta. E la terza, una ragazzina normalissima, anche lei gradevole d'aspetto. Tre adolescenti come tante, figlie di famiglie come tante. È impossibile credere che ragazze così normali abbiano massacrato una suora con 19 coltellate. Beh, è stato uno shock non indifferente, insomma, anche perché erano
tre ragazze che, per quanto io non creda molto nel concetto di normalità, si potevano definire assolutamente normali. E io le ho incontrate tutte e tre e devo dire che, come spesso però accade in questi casi, non mi hanno purtroppo restituito il conforto di una mostruosità, erano ragazze perfettamente normali. Eppure Ambra, Veronica e Milena sono davvero baby assassini, lo dicono loro. Anche se in modi diversi, tutte confessano l'omicidio. Hanno ucciso Suor Maria Laura così, per gioco. Parlano di aver commesso il fatto per sconfiggere la noia. Che razza di spiegazione è? Come si può uccidere per passare il tempo? Ricordo la mia assistita che diceva: io non sono in grado di spiegare neanche a me stessa perché l'ho fatto, perché ho partecipato. Gli inquirenti non sono convinti. Questo non può essere un omicidio nato per caso, per riempire una serata estiva. I motivi sono almeno due. Il primo è che le ragazze hanno tentato di uccidere la suora già sabato 3 giugno. Le ragazze decidono che una di loro dovrà fingersi una tale Erika, chiamare l'istituto delle suore e dire di avere un problema che riguarda appunto una violenza subita e una gravidanza. La suora che risponde le passa la madre superiora ed ecco che allora le ragazze individuano la loro vittima. L'appuntamento dovrebbe avvenire a Piazza Castello. Questo piano va a monte perché la suora si presenta con un'amica, una donna del movimento della vita. A quel punto le ragazze, anziché lasciar perdere, tornano all'attacco 3 giorni dopo. Come si dice in linguaggio giuridico, la premeditazione e la reiterazione non si accordano con l'idea di un omicidio casuale. Poi c'è la modalità del delitto. Un delitto che gli inquirenti ricostruiscono nella sua escalation di violenza. Martedì 6 giugno 2006. Le ragazze sono pronte per colpire. Suor Maria Laura si presenta all'appuntamento in piazza da sola. Ad attenderla c'è Veronica. Viene fatta avvicinare alla zona Poiatengo con la scusa che lì sarebbe stata parcheggiata la macchina dove erano state riposte le valigie che la fantomatica Erika avrebbe dovuto poi prelevare e portare in convitto. Sulla strada vengono raggiunte da Ambra e Milena. Suor Menetti le segue senza timore. Nell'immaginario delle ragazze la dinamica avrebbe dovuto essere un colpo in testa, la suora cade, viene colpita con una coltellata e muore. Ma le cose non vanno così. È difficile uccidere una persona. Ho preso la mattonella che avevo nella borsetta e ho dato il primo colpo in testa alla suora. La suora, dopo che l'ho colpita, ha esclamato aia, ma non è caduta. L'ho colpita io, sempre col sasso al viso, non ricordo quante volte. Venne sbattuta contro il muro da un'altra sassata di Ambra, quasi le disintegrò la faccia. Io a quel punto ho estratto il coltello dalla borsa, ho colpito più volte la suora. La religiosa viene colpita ben 19 volte. Ambra continuava a chiedere a me e a Veronica di aiutarla, dicendoci: io non ce la faccio da sola, non mi muore più. Avevano un coltello da cucina e se lo passavano, uno, due, due, e l'avevano fatta inginocchiare, le hanno dato anche un titolo in questo momento, bastarda, no, bastarda, tu devi morire. Ma prima di morire, Suor Maria Laura compie un gesto straziante. Quando ha avuto la consapevolezza che l'azione non si sarebbe interrotta, ma sarebbe arrivata insomma all'esito finale, la suora ha incominciato a pregare. Nel momento in cui Suor Laura cade e sta per morire, effettivamente pronuncia una frase veramente incredibile che è: perdona loro, Signore. A omicidio compiuto, Ambra, Veronica e Milena cercano di crearsi un alibi. Dopo il delitto, le ragazze chiedono un passaggio a un amico
e vanno per un breve tempo, una mezz'oretta, un quarto d'ora, una mezz'oretta, se non sbaglio, a una specie di piccolo Luna Park che in quel momento era insediato alle porte di Chiavenna. Dalle indagini e dalle dichiarazioni poi rese dalle ragazze che il coltello servito per l'omicidio sia stato lavato in una fontana pubblica poco distante dal luogo dell'omicidio e poi riposto nella casa della ragazza che l'aveva portato. Dal giorno dopo le ragazze evitano ogni contatto per qualche tempo. Un omicidio feroce, un piano diabolico, un alibi perfetto. È possibile che dietro questo massacro ci siano le menti di tre ragazzine? Gli inquirenti sono perplessi. Insomma, non ci si capacita fondamentalmente che tre ragazzine possano aver fatto una cosa di questa gravità, con quelle modalità. L'ipotesi degli inquirenti, insomma, è che le ragazze non dicano tutto, che mentano per coprire qualcuno, un adulto che ha organizzato e diretto il delitto o che perlomeno le ha aiutate a compierlo. Salta fuori la testimonianza di chi al momento del delitto aveva intravisto e sentito un'auto fuggire dalla scena sgommando. In realtà poi di quest'auto non si è trovata traccia, né chi l'aveva intravista era stato in grado di dire chi occupava quest'auto. Non c'è mai stato un dato oggettivo della partecipazione di terzi estranei rispetto al gruppo delle ragazze a questo omicidio. Insomma, sono loro, soltanto loro, le vere responsabili. E hanno ucciso Suor Maria Laura per gioco. È una verità semplice, assurda, spietata. È la banalità del male mascherata da tre adolescenti, Ambra, Veronica e Milena. Le ragazze vengono ascoltate dal professor Massimo Picozzi, consulente psichiatrico del PM per il Tribunale dei Minori di Milano. La Procura della Repubblica di Milano decide di creare una coppia di specialisti, una psicologa dell'età evolutiva e affiancarla a uno psichiatra con esperienza invece sugli adulti. E quindi la prima volta che io entro in questo caso è appunto attraverso una convocazione della Procura dei Minorenni con questa specifica. È un racconto limite, un viaggio dentro un'adolescenza maledetta. Ambra, Veronica e Milena sono tre studentesse tra i 16 e i 17 anni. Milena era quella che sembrava un po' più perplessa. In realtà ricordo di lei veramente due occhi spalancati, quasi cercasse di mettere ordine. Ed era quella che riusciva più a passare una sorta di emozione, come se in lei ci fossero delle risorse. Veronica era forse la più determinata, la più fredda. Ambra era quella più tormentata. Vengono da famiglie normali, almeno in apparenza. Ma sotto c'è dell'altro, storia di separazioni, silenzi, disagio. Tutte e tre hanno tanta rabbia dentro e la sfogano nei modi più diversi. Spesso si ubriacano al bar del paese. E loro parlavano di 7 bicchierini di vodka a testa, più un paio di bottiglie che compravano in un supermercato diviso 3, quindi stiamo parlando di ragazzine di 16 anni che probabilmente si scolavano più di mezza bottiglia di vodka a testa. Spesso si rifugiano in comportamenti autodistruttivi. Si tagliavano Milena e Veronica, più Veronica direi, si tagliavano, si incidevano sulle braccia, non Ambra, ecco. Tutte e tre vivono a Chiavenna, ma odiano quel piccolo mondo, troppo antico e ipocrita per i loro gusti. Si sentono soffocare dalla monotonia, dalla noia, e vogliono romperla. Il loro reale primo movente, detto da tutti e tre, era a Chiavenna non si riusciva a vivere in una città noiosissima, volevamo fare un botto. Cioè, ovviamente, il disegno iniziale di commettere qualcosa di forte, qualcosa di trasgressivo, qualcosa che avrebbe colpito la comunità. Così passano i pomeriggi a escogitare piani, ubriacandosi di vodka e musica. La musica di Marilyn Manson. Nasce negli anni 90 in una cittadina della Florida il fenomeno Marilyn Manson. Il nome del gruppo, che è anche il nome del leader, è una fusione fra due figure simbolo della realtà d'oltreoceano. Quella sensuale di Marilyn Monroe e quella satanica di Charles Manson, il santone della famigerata strage di Bel-Air. Occhieggiando all'ambiguità sessuale e alla violenza, Marilyn Manson diverrà ben presto un tipico eroe negativo e controverso.
In pochi anni l'elogio della rabbia perpetrato nei suoi concerti innesta inquietanti meccanismi fino al più clamoroso degli episodi, la strage in un liceo del Colorado ad opera di teenager che confessano la propria idolatria per Marilyn Manson. Per spaventare Chiavenna, Ambra, Veronica e Milena decidono di ispirarsi al loro idolo, sacerdote di Satana. Due anni prima del delitto, poco più che quattordicenni, si ubriacano, entrano in chiesa, rubano una Bibbia e la incendiano in un prato. Milena si tiene la copertina e la attacca sul diario. I loro diari, così come altri loro scritti, erano densi di numeri 6 ripetuti, 3 volte, di croci capovolte. Ma il viaggio dentro Satana prosegue. Verso la fine del 1999 imbrattano i muri del cimitero del paese con scritte inneggianti all'anticristo. Ma non basta. Le ragazze vogliono di più, vogliono fare qualcosa di veramente grosso. Pensano ai progetti più diversi come profanare una tomba, rubare un cadavere. Era un po' a chi la immaginava più grossa, più trasgressiva, più scioccante. Alla fine decidono di compiere il gesto più atroce di tutti, il sacrificio umano. Ma prima hanno bisogno di celebrare un rito. Tutte e tre ne hanno parlato come una cosa che per loro aveva effettivamente un peso. Ci eravamo impegnate un po' tutti per uno, uno per tutti, ecco, rafforzato da questa da questo rito trasgressivo. Il 6 maggio 2000, un mese prima del delitto, Ambra, Veronica e Milena prendono un bicchiere d'acqua, si tagliano con un coltello e una alla volta fanno cadere un po' di sangue. Poi mescolano e bevono a turno. È il loro giuramento, il loro patto di sangue. Chiaramente era un giuramento di fedeltà l'una all'altra, insomma. Ora devono solo cercare l'essere da sacrificare. La scelta di Suor Maria Laura, non tanto lei in quanto lei, ma in quanto essere puro, ecco. Probabilmente si ricollega alla prima motivazione del sacrificio a Satana. Ecco il vero movente dell'omicidio di Suor Maria Laura. Non è stato per gioco, ma per Satana. Suor Maria Mainetti è stata uccisa a coltellate per un rito satanico. Per gli investigatori il caso, per quanto sconcertante, è chiuso. Negli atti delle indagini diffuse dalle agenzie di stampa si legge: il satanismo è la chiave di lettura dell'intera vicenda. Per quanto irrazionale, illogico, assurdo possa sembrare, il movente dell'uccisione è da individuarsi nel culto di Satana al quale le tre sciagurate credevano. Croci rovesciate, immagini dell'anticristo, patti di sangue. Anche la data scelta per l'omicidio sembra essere un omaggio a Satana. Il 6 giugno, 6-6 del 2000, l'anno santo. Con il giuramento di sangue e il sacrificio di Suor Mainetti, Ambra, Veronica e Milena sono diventate una cosa sola. Nei gruppi giovanili che poi finiscono per macchiarsi di delitti terribili diventano in gergo tecnico quello che si chiama una monade, cioè in realtà è un'unica testa. In quel gruppo hanno trovato la forza di andare avanti mescolando sangue e fragilità. Gli esperti definiscono satanismo acido un'esperienza fatta di piccoli gruppi senza struttura, tenuti insieme da alcol e droghe, che si realizzano con gesti trasgressivi e azioni vandaliche. Gruppi effimeri, ma capaci di sfornare nel mondo 5 o 6 omicidi efferati l'anno, secondo le statistiche. L'ultimo studio ufficiale risale a 2 anni or sono. Fu elaborato dal Viminale in vista del Giubileo. L'indagine punta l'indice su una quindicina di gruppi per un totale di oltre 8.500 fedeli. In una parola, satanisti. Si dividono in razionalisti e acidi. I primi, afferma lo studio, vedono nel demonio un simbolo di ribellione, anticonformismo, edonismo.
iperdiminale nel satanismo acido, invece il richiamo Lucifero è un mero pretesto per dare sfogo ad intime perversioni attraverso esperienze di droga, orgiastiche o atti di violenza. Difatti del genere ne è piena la cronaca. Celebrano messe nere, imbrattano chiese, si distruggono in riti satanici fatti di sesso e allucinogeni, sacrificano animali e a volte uccidono, come è accaduto il 6 giugno scorso a Chiavenna, un pugno di anime in provincia di Sondrio. È questo il caso di Ambra, Veronica e Milena? Le ragazze hanno agito spontaneamente o fanno parte di una setta, di un circuito organizzato? C'è davvero il diavolo a Chiavenna o c'è qualcosa di oscuro nella mente di queste tre adolescenti? Chiavenna, 28 giugno 2000. Dopo più di 20 giorni di indagini, il terribile omicidio di Suor Maria Laura Mainetti ha finalmente un colpevole. Un assassino inimmaginabile, anzi tre ragazze tra i 16 e i 17 anni. Si chiamano Ambra, Veronica e Milena e confessano l'omicidio nei dettagli più raccapriccianti. Confessano anche il movente. Prima dicono che hanno ucciso Suor Maria Laura per gioco, poi per compiere un rito satanico. Ma è andata veramente così? Dal progettare l'omicidio a compierlo, il passo non è stato facile. Dal racconto fatto al professor Picozzi emerge che le ragazze hanno avuto momenti di esitazione. Chi più chi meno, tutte e tre avevano pensato di abbandonare il campo. Milena raccontò che nella sua testa c'era un strano meccanismo, per cui il tempo si era fermato e nella stessa maniera, nello stesso momento, i pensieri si accavallavano in maniera velocissima. E lei, che più o meno avrebbe dovuto essere la prima a colpire, era intenzionata a non farlo. Ma c'è il patto sigillato col sangue in nome di Satana. Un patto così forte non si può tradire. Milena, insomma, non ha scelta. Nella sua testa rimbalzavano questi pensieri: non lo posso fare, ma non posso tradire le mie amiche. E nel momento in cui aveva preso la decisione di lasciar perdere, di allontanarsi, di non colpire Suor Laura, ecco che Suor Laura pronunciò delle parole che probabilmente l'hanno condannata. Disse: ma che brave amiche che hai. A Milena, a questo punto, prevalse la necessità di non tradire le amiche. E quindi Milena colpì. I periti cercano di capire se davvero queste tre adolescenti siano seguaci dell'anticristo. E hanno fatto tutto da sole o dietro una regia occulta? L'impressione è che dietro ci sia solo una grande confusione. Ma in realtà la pista satanica in loro rimane sempre molto vaga, nel senso che loro non volevano fare un sacrificio, ma più che altro per vincere un impasse. Queste erano tre ragazzine assolutamente bloccate nella loro evoluzione. Oltretutto tre molto distanti tra loro. Da quello che è risultato era un po' una sorta di satanismo casereccio. Eh sì, è un fai da te, era proprio un fai da te. Loro l'avevano detto chiaro, che non volevano entrare in nessun gruppo perché avevano paura di dover fare qualche prestazione sessuale. Ambra sostiene di non credere in un essere superiore, né in Dio né in Satana. E mentre Veronica dice: credevo a Satana perché è un po' una moda e poi è più facile credere al male, ce n'è di più, Milena è ancora più disarmante. È la prima che riferisce in maniera dettagliata anche le modalità con cui si compivano i riti. Dice ad un certo punto: beh, io insomma non ci credevo poi in fondo a Satana. Ma allora perché hanno ucciso Suor Mainetti? Il dubbio finisce al processo. Il 5 gennaio del 2001 il pubblico ministero del Tribunale dei Minori di Milano chiede il rinvio a giudizio per tutte e tre. Secondo le perizie disposte dal PM, tutte e tre hanno un disturbo di personalità. Si è trovato in queste tre ragazze un disturbo di personalità in cui su Veronica e su Milena abbastanza grave da configurare un vizio parziale di mente, mentre invece per Ambra si è ritenuto che proprio nel momento in cui però ha commesso il delitto era pienamente capace. 5 febbraio 2001, Tribunale dei Minori di Milano. Si apre il processo per l'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti. Un processo blindato a porte chiuse. Nell'aula del Tribunale per i Minori di Milano, davanti al giudice Anna Poli, sono presenti solo le parti del processo. E ci sono loro, le tre ragazze che hanno ammesso di aver ucciso Suor Maria Laura Mainetti. Sono arrivate su auto diverse, accucciate sui sedili posteriori per non essere viste dalla folla di cronisti che attende fuori. C'erano
televisioni, tutte le televisioni pubbliche e private, c'era anche qualche televisione estera. Sono tutti lì per vedere le tre ragazzine di Chiavenna. Ricordo che la superiore provinciale mi diceva che era impressionata dalle tre ragazze, non si sono mai guardate in faccia. E una ogni tanto aveva delle crisi, sveniva, insomma aveva bisogno di qualche medicina. Una sembrava, aveva quasi un atteggiamento, perlomeno sembrava arrogante. Solo una aveva almeno un atteggiamento con gli occhi bassi. Delle tre ragazze, Ambra sembra quella più provata. Prima di arrivare al processo e nel corso del processo, comunque la mia assistita è stata male più volte, è stata curata molto. Insomma, è stato un periodo molto, molto faticoso per lei. Ambra è andata incontro a una grossa crisi, ha avuto proprio delle reazioni in cui si riviveva le scene del delitto, riviveva i colpi inferti, vedeva il sangue dappertutto. Il giudice per l'udienza preliminare decide il rito abbreviato, ma dispone anche una seconda perizia psichiatrica sulle ragazze. Abbiamo fatto un rinvio per ottenere ulteriori doverose informazioni di tipo psichiatrico e di conoscenza ulteriore della loro personalità. Bisogna che ci sia il tempo perché questi accertamenti vengano svolti. Dopo qualche mese escono i risultati della nuova perizia e sono molto diversi da quelli della prima valutazione. Gli esperti nominati dal GUP definiscono tutte e tre le ragazze incapaci di intendere e di volere al momento del delitto. In poche parole, potrebbero non essere punibili. Cosa succederà ora? Ambra, Veronica e Milena saranno condannate o grazie alla nuova perizia potrebbero tornare libere? E le vorrebbe in prigione o recuperare? Io non voglio niente, voglio solo che sia fatta la giustizia, però cosa vuol che gli dica? Per me mia sorella non c'è più. Ha avuto contatti, hanno chiesto perdono, che lei sappia. No. Il 9 agosto 2001 al Tribunale dei Minori di Milano si tiene l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Maria Laura Mainetti. Il PM Maria Cristina Rota chiede 15 anni per Ambra, 11 anni per Veronica e 10 per Milena. Io ero convinta della capacità piena di Ambra ed ero altresì fermamente convinta di una capacità parziale invece per Veronica e Milena. La difesa invece chiede l'assoluzione per totale infermità mentale. Sostanzialmente la linea difensiva delle unanime delle difese della ragazza è stata quella di tener conto degli esiti della perizia disposta e quindi chiedere il proscioglimento per vizio totale di mente nel momento del delitto, insomma. Il verdetto smentisce le attese. Per il delitto di suor Maria Laura Mainetti vengono condannate solo Veronica e Milena. 8 anni e 6 mesi la pena, ridotta rispetto alle richieste del PM. E Ambra? Il GUP ha accolto la tesi dell'infermità mentale e l'ha assolta. La ragazza dovrà comunque trascorrere 3 anni in un riformatorio giudiziario. Di pena gliel'han data, speriamo che le recuperino. Non ho parole, assolutamente, cioè secondo me questa cosa è stata proprio uno scandalo vero e proprio. Non si può liberare una ragazza che ha fatto un atto così, cioè così brutto, duro, nei confronti soprattutto di una suora. La sentenza specifica che il delitto è stato premeditato e soprattutto demolisce definitivamente il movente satanico. Il delitto Mainetti non è stato un omicidio in nome dell'anticristo. Satanismo, così come ha ritenuto nelle sentenze, direi che condivide gli esiti della perizia, cioè non viene considerato come in realtà il movente forte, ma come uno spunto, una cornice motivazionale da cui poi progressivamente in realtà le ragazze si sono staccate e sono andate avanti con l'obiettivo dell'omicidio in sé, insomma, ricollegato sempre al culto di Satana. Secondo la sentenza, il delitto Mainetti è maturato in un contesto di disagio giovanile e noia della vita. L'appello però cambia le carte in tavola. In secondo grado la posizione di Ambra viene completamente stravolta. L'appello arriva a conclusioni diverse rispetto alla sentenza di primo grado. Ritiene Ambra pari alle altre, parzialmente incapace, ma
per un meccanismo squisitamente processuale, per cui una volta scelto il giudizio abbreviato, la sentenza di condanna emessa in primo grado non può essere aggravata, quindi diciamo che le sentenze di Milena e Veronica non potevano essere peggiorate. L'unica che poteva essere modificata era quella di Ambra. Anche Ambra viene riconosciuta parzialmente capace di intendere e di volere, come Veronica e Milena. Nell'aprile 2002 anche per lei si aprono le porte del carcere. Ambra dovrà scontare 12 anni e 4 mesi, mentre Veronica e Milena si vedono confermare la pena di 8 anni e 6 mesi. La Cassazione conferma tutto, ma in prigione le ragazze restano molto poco. Nel 2004 il giudice di sorveglianza concede a Veronica la possibilità di entrare in una comunità di recupero di Roma. La ragazza ci rimane un paio d'anni, poi nel 2006, grazie all'indulto, torna in libertà. Veronica è uscita, lavora come commessa, mi pare che abbia anche avuto un bimbo dal suo compagno e quindi è completamente recuperata, spero, la società. Nel 2006 anche Milena ha lasciato la cella per entrare nella comunità terapeutica Exodus di Don Mazzi, dove si occupa di tutto, dalla cucina alle pulizie. Nel 2007 ad Ambra è stata concessa la semilibertà. Torna in carcere soltanto per dormire, di giorno fa volontariato e studia alla facoltà di giurisprudenza. A Chiavenna nessuno ha dimenticato le tre ragazze e il loro assurdo omicidio. Io sono veramente convinto che quel delitto di Suor Laura sia stato il frutto di una serie di coincidenze incredibili. Quelle tre ragazze avrebbero potuto tranquillamente non rivedersi più da lì a poche settimane. Suor Laura poteva quella sera non uscire e quasi certamente non sarebbe accaduto nulla. Nessuno soprattutto ha dimenticato Suor Maria Laura Mainetti. Dal 6 giugno 2000 il paese l'ha celebrata in ogni modo. Perché Venna, Suor Maria Laura, è diventata veramente una persona unica, viva. Infatti lo testimoniano ormai da 10 anni dove è morta e anche dove la sua tomba è sempre oggetto di attenzione e di delicatezze da parte di tutti. Le hanno intitolato una fondazione, una scuola materna, una targa, un premio, per non parlare delle moltissime iniziative sparse per il mondo. E in fondo lei è morta, ma continua a parlare di quello in cui lei credeva e per cui viveva e che l'ha resa felice. Continua quasi a proclamarla ad alta voce attraverso gli altri. Ma per Maria Laura Mainetti è in corso qualcosa di ancora più grande. Nel 2005 la diocesi di Como ha avviato il processo di beatificazione. Oggi nella collegiata di San Lorenzo a Chiavenna si è aperto il suo processo di beatificazione. Alla curia vescovile di Como dovranno pervenire le testimonianze utili ad avvalorare la causa. Si fissa lo sguardo su una persona che ha saputo dare se stessa e perdonare chi la uccideva. Ora la pratica è nelle mani della Santa Sede. Per tutta la vita Suor Maria Laura non ha fatto altro che donarsi al prossimo. Si è donata anche nella morte, perdonando e pregando per le sue assassine. Ma la cosa che mi commuove ancora quando la ricordo è il suo sorriso. Lei sorridendo dice che amava e vedeva davvero negli altri Gesù e non accettava che si potesse fare qualcosa che non fosse amore. Cogne, 30 gennaio 2002. Una mamma è disperata. Pronto, mi sono vomitata sangue, venga subito. Ma non c'è più nulla da fare. Mi resi conto senza tentennamenti che quello era un omicidio. Chi ha ucciso il piccolo Samuele? Penso magari che qualcuno volesse me, che magari non mi stava vicino. Il cadocone è diventato un giallo
quando poteva essere il caso più semplice, ma indipendentemente almeno dalla friendzone. Ci sono state tante di quelle carenze nel corso dell'investigazione che hanno fortemente minato la certezza dei dati. Nella prossima puntata Delitti vi racconterà l'omicidio più famoso di tutti, l'assassinio di un bambino, il delirio della sua mamma, l'ossessione dei media, il delitto di Cogne.